La semifinale tra Italia e Polonia si gioca da Barcellona. Il presidente della FIFA, João Avelange. C'è una punizione per l'Italia dalla destra. L'incaricato è Antognoni. L'arbitro comanda la barriera formata da due elementi polacchi. State attenti, amici, anche i portieri. Paolo Rossi si incuria nella difesa e il gol dell'1-0 dell'Italia. Paolo Rossi diventa sempre più cannoniere. Straordinaria la reazione di questo giocatore. Guardate il cross di Antognoni e Pablito Rossi in sacca. La colomba aspetta per portare il messaggio della vittoria in Italia. Nel secondo tempo la Polonia attacca. Passa a metà campo, perdono il pallone e l'Italia va all'attacco. Questa azione italiana. Altobelli alla sinistra per Bruno Conti. Osservate il cross e osservate Pablito Rossi, completamente solo, è il gol del 2-0. L'Italia sempre più pensando alla finale. Paolo Rossi, il goleador italiano, 2-0 per gli azzurri, tutti abbracciati. Ma vediamo l'azione che parte da Tobelli. Bruno Conti si invola dalla sinistra e con un perfetto cross scavalca la difesa e Paolo Rossi in sacco.